Io intervengo per fare alcune puntualizzazioni. Diciamo che se al consigliere Calvano è venuto in mente il giorno della marmotta, visto che oggi facciamo le citazioni cinematografiche, a me verrebbe in mente, sentendo i discorsi fatti oggi in aula, il buono, il brutto e il cattivo. Poi ognuno assegnerà i ruoli un po' in base alla propria opinione politica. Però, a parte le battute, riguardo ai contenuti, certo, naturalmente bisognerebbe restare sui contenuti, però la riflessione che abbiamo voluto porre noi in aula, con diversi toni e con diverse modalità, è quella di capire quale motivazione, quale vitalità, quale grinta può spingere un'assemblea a proporre, a fare proposte o a dare la propria opinione su dei contenuti che molto probabilmente verranno ignorati, perché molto in questo percorso si è passati da un coinvolgimento che nel viaggio di andata e ritorno del Presidente verso Roma è diventato solo un'informativa. E questo noi che rivendichiamo. Così come con la nostra risoluzione, in cui abbiamo fatto una proposta che, come legittimamente il Partito Democratico rivendica di aver potuto fare con la propria, anche noi abbiamo cercato con la nostra proposta di reinserire il percorso partecipato e il coinvolgimento dell'Assemblea in modo tale appunto da non renderla inerte e inerme davanti a decisioni prese senza appunto che ci sia la partecipazione dell'organo democratico. Per fare una citazione, probabilmente sì, noi diciamo sempre le stesse cose, qualcuno diceva che follia è fare sempre le stesse cose sperando che il risultato cambi. Probabilmente il Movimento 5 Stelle è folle pensando che il Partito Democratico possa cambiare idea su questo argomento e sul concetto di partecipazione.